Ciao a tutti, oggi preparerò con voi dei deliziosi cosciotti di pollo con verdure e olive in padella. Una ricetta semplice ma molto molto buona, adatta anche ai vostri bambini. Iniziamo subito. Per prima cosa mettiamo dell'olio extravergine di oliva in una padella capiente, qui dentro cuoceremo tutto, quindi utilizzate una padella capiente. Mettiamo uno spicchietto d'aglio a dorare e aggiungiamo i cosciotti di pollo. Copriamo con il coperchio e lasciamo cuocere. Ci vorrà più o meno una decina di minuti, nei quali le gireremo più volte. Mentre facciamo rosolare un po' i cosciotti, andiamo a tagliare piccole piccole le zucchine. Tagliamo poi le melanzane e poi i peperoni. Tagliati i peperoni, ci spostiamo sui fornelli. Tolgo il coperchio, lo spicchietto d'aglio l'ho già rimosso qualche minuto fa, metto le verdure appena tagliate, aggiungo i funghi champignon, copro con il coperchio e faccio cuocere per una decina di minuti. Nel frattempo ne approfitto per tagliare a rondelle le olive nere snocciolate. Tagliate a rondelle le olive, ci spostiamo di nuovo sui fornelli. Sono passati 10 minuti, tolgo il coperchio, metto le olive, aggiungo i pomodorini in scatola e un po' della propria salsa, aggiungo anche un po' d'acqua, ho pulito così la ciotolina, do una bella mescolata, copro con il coperchio, metto a fiamma dolce e faccio cuocere per 40-45 minuti. Passati 20 minuti, togliamo il coperchio e giriamo i cosciotti di pollo. Una volta girati tutti, facciamo cuocere per altri 20 minuti, però tenendo il coperchio a soffietto, cioè così, in maniera tale che possa fuoriuscire il vapore per bene e che il sughetto si asciughi un po'. Passati 40 minuti, ho tolto il coperchio. Adesso ho alzato un po' la fiamma, faccio rosolare un po' il tutto, aggiungo però un po' di peperoncino piccante, regolo di sale e lascio rosolare un po', girando per un'ultima volta. Ed eccoci qui, ci siamo. Spengo la fiamma, impiatto e assaggio con voi. Ed ecco qui, piatto veramente carino, assaggio di rito con voi. Tenerissimo e gustosissimo. Mi raccomando, se provate a farlo, fatemi sapere tramite i commenti come vi è venuto e che cosa ne pensate. Non ve lo dico mai, se siete già iscritti oppure vi iscriverete dopo aver visto questo video. Attivate la campanella, cioè cliccate sopra la campanellina in modo da ricevere tutti i giorni i nuovi miei video. Se il video vi è piaciuto, quindi lasciate un gran bel like, condividetelo ed iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e buon appetito!